Storie fantastiche di Isole Vere di Ernesto Franco. Tutto, si sa, incomincia nel Mediterraneo. È un piccolo ombelico, un centro minimissimo del mondo e della storia futura. È al centro geografico ed è al centro del tempo. Dentro il Mediterraneo, quasi al suo centro esatto, c'è l'isola di Malta. È tanto al centro che per alcuni fu scoperta qui, o qui in acque, le versioni sono differenti, la rosa dei venti, che è quello strumento inventato dall'uomo da cui i venti prendono il nome a seconda della loro provenienza. Solo mettendosi infatti al centro di Malta, al centro del centro, il vento di nord-est viene dalla Grecia e quindi si chiama grecale. Quello di nord-ovest viene da Roma Magistra e quindi si chiama maestrale. Quello di sud-ovest viene dalla Libia e si chiama libeccio. Quello di sud-est dalla Siria ed è quindi scirocco. Il soffio del vento, insieme allo scorrere dei fiumi, è una delle rappresentazioni più credibili, forse più esatte, del passare del tempo. Ed è forse per questo che i maltesi sembrano avere con il tempo un rapporto molto confidenziale e nello stesso tempo molto fantastico. Uno arriva sull'isola e comincia a girare e naturalmente vede, la storia di Malta fa sì che sia piena di chiese, di campanili. Uno guarda queste facciate, le apprezza e intanto, man mano che il suo percorso sull'isola diventa più lungo, percepisce che c'è qualcosa che non funziona, qualcosa che non ha ben chiaro nella testa, ma non si riesce immediatamente ad averne, ecco, la percezione esatta. È qualcosa che non funziona nelle facciate, nei campanili, qualcosa che dà l'impressione di un tempo, di un'atmosfera tutti particolari, forse l'atmosfera dell'isola, forse il momento che uno attraversa. Poi pian piano ci si rende conto di che cosa è questa strana sensazione. È una sensazione che deriva dal fatto che le chiese di Malta hanno due orologi che una prima impressione segnano costantemente due ore differenti. Ok, i campanari, non gli orologiai delle chiese non sono molto precisi, siamo in fondo nel centro del Mediterraneo e non in Svizzera. Poi qualcosa continua a lavorare nella testa e nell'occhio dello spettatore finché riesce a capire che uno di questi orologi è fermo. Allora chiede come mai è sempre costantemente fermo uno dei due orologi sulle facciate della chiesa di Malta e viene a sapere che non è affatto fermo, ma è dipinto, è falso. Tutte le chiese hanno un orologio vero che funziona e segna il tempo e uno dipinto falso. E questo perché? C'è una ragione profonda e che è legata in qualche modo appunto al rapporto fantastico che i maltesi evidentemente hanno con il tempo. Un orologio dipinto e un orologio è vero perché così il diavolo si inganna, si confonde e non riesce a cogliere l'istante esatto dell'ultimo respiro del morente e così non riesce a ghermire la sua anima. Se non è questo un rapporto totalmente metafisico con il tempo e con l'aldilà. Anche lo spazio per i maltesi è qualcosa di differente da quello che incontriamo in tutto il mondo. È un rapporto molto articolato e anche qui c'è una testimonianza profondissima nella storia di Malta, che poi è la storia di tutto il Mediterraneo. Ne sono testimonianza quelli che si chiamano gli ipogei, che sono dei monumenti sotterranei, non sono delle semplici necropoli dove si sono trovati resti di sepolture e così, ma dei veri e propri templi che risalgono a più di 3.000 anni fa. Dentro questi templi ci sono alcune cose che affratellano tutti i popoli del Mediterraneo e tutti i popoli del mondo, per esempio i disegni a spirale, non perfettamente comprensibili, non si sa perché esistano questi disegni, forse sono modi di rappresentare il turbine del vento,
e allora si trovano nel Mediterraneo, ma si trovano, che ne so, anche nei Caraibi, per esempio, dove gli uragani disegnavano veri e propri turbini nell'aria. Ma forse è possibile che siano anche premonizioni del labirinto, che è una forma che nel Mediterraneo accompagna la storia dell'uomo ininterrottamente. All'interno di uno dei più antichi ipogei, dei più antichi monumenti sotterranei, hanno trovato un personaggio fantastico e terribilmente inquietante. L'hanno chiamata, ovviamente lei non parla e non si sa chi sia, l'hanno chiamata la Sleeping Lady, la donna dormiente, e non si è mai vista una statuetta di appena 12 centimetri che abbia la forza simbolica, la forza perturbante anche, di una, che ne so, di una piramide, di una grande cattedrale. È una donna piccola, molto, molto grassa, dalle forme molto tonde, come spesso sono le statue di donne che si trovano, anche più grandi, che si trovano a Malta. Ha una gonna a pieghe ed è sdraiata in un lettino con un atteggiamento apparentemente sereno, con le mani addirittura sotto la guancia. Ma l'interpretazione di questa donna, una donna normalissima, se non fosse per questa sua rotondità, che non dà nulla di tranquillizzante, non dà nulla di materno, ma dà piuttosto qualcosa di inquietante, che ha a che fare con la terra, con il sottoterra, con le forze ctonie, appunto. E chi è questa donna? Chi è la Sleeping Lady?